si riparte, sì, speriamo che ci siano le condizioni per fare una bella entusiasmante campagna elettorale. Questa sera inaugureremo il comitato con Emanuela Iorio, ci sarà il candidato presidente, il professor D'Amico, Giovanni Nignini, insomma cerchiamo di scaldare i motori per fare del nostro meglio e per far sì che si possa dimostrare che un'alternativa al governo regionale uscente c'è, che si può costruire con un progetto di governo della regione Abruzzo adeguato, e su questo ci spenderemo nei prossimi giorni e vedremo come andrà. Quali sono le principali criticità che ha emerso, diciamo, in questi anni di legislatura Marzia? Sicuramente la sanità, l'inadeguatezza dell'offerta sanitaria, la criticità di una riorganizzazione delle strutture ospedaliere, nonostante quanto declamato nella carta della rete ospedaliera, che è più un manifesto elettorale che una soluzione ai problemi. È sotto gli occhi di tutti, soprattutto all'Aquila, l'alta definizione del precariato che non trova soluzione, anziché fermare le persone che hanno acquisito un'esperienza nel corso degli anni vengono mandate via. C'è bisogno di una grande azione di riorganizzazione, c'è l'esigenza di lavorare a una prospettiva per i giovani, non farli andare via. Sono dati statistici seri e rilevanti che tra l'altro vengono riportati anche nel documento di economia e finanza regionale. Quindi c'è tanto da fare, ma soprattutto c'è la necessità di svincolarci dalla politica, da quella di parte. Noi abbiamo fatto un patto di governo per l'Abruzzo, lo vogliamo portare avanti, abbiamo concesso spazi di agibilità politica per dedicarci ai cittadini, al buon governo. Vogliamo che la regione si riappropri di se stessa attraverso un progetto di governo che possa essere percorribile, serio e ben definito. Amico, coalizione ampia, partiti ma anche movimenti civici come quello di Amerigo Di Benedetto, che tipo di contributo possono dare alla coalizione? Un contributo straordinario sia in termini di progettualità sia in termini di capacità di realizzazione. Il civismo è una delle esperienze recenti più interessanti nel quadro politico della regione, io direi nel paese, ha prodotto delle eccellenti amministrazioni e sono certo che anche nella nostra ampia coalizione, il cui punto di forza è rappresentato proprio da questa pluralità di prospettive e di osservazioni, sono certo che il civismo apporterà un contributo decisivo.